Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. E anche oggi siamo con Jimmy Basilotta e il nostro appuntamento con le storie di Jimmy. Ciao Jimmy, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, prima che tu parta di nuovo, perché so che sei nuovamente in partenza, ci aspettiamo un'altra delle tue bellissime storie, ma prima dici dove vai questa volta? Sì, sono in viaggio verso il centro Italia, faccio una piccola tournée tra Roma, Latina e L'Aquila e poi rientro, insomma, nel giro di una settimana sono di nuovo qui comunque. Eh beh, però insomma avrai tutto il tempo per trovare qualche storia fuori porta. Tornerò carico di storie nuove. Non ho dubbio, invece adesso parliamo della bisalta. Mi domando se la storia di oggi avrà a che fare con questa strana forma, no, che ha la bisalta, questa nostra montagna. Certamente, è proprio la storia che cerca di spiegare come mai la bisalta ha due punte. Bene, siamo curiosissimi allora. Quando venne fuori dal mare, la bisalta, la montagna che c'è vicino a Cuneo, aveva una punta sola. Si racconta che un giorno Tony, un contadino, fosse sceso al mercato di Boves per vendere il suo formaggio caprino. È arrivato al mercato, vendette una toma, ne vendette un'altra, ne vendette una terza, una quarta, insomma, vendette tutte le sue tome di formaggio caprino. «Oh, tutto questo formaggio caprino», disse Tony, «mi ha fatto venire una sete». E così andò all'osteria e beve un bicchiere di vino, ne beve un secondo, un terzo, insomma questa sete non passava mai, ma il vino era buono, molto buono, e continuò a bere fino a sera. Quando poi l'oste a un certo punto gli disse: «Tony, è tardi, torna alla tua casa». Tony cominciò a guardarsi intorno: «La mia casa, ero arrivato di qua, no, ero arrivato di là, neanche... ero arrivato su per la montagna». E così comincia a risalire su verso la montagna. «Ah!» Tony si lamentava. «La montagna è così alta che copre la luna e non si vede niente. Io mi siedo su questo masso e di qui non mi sposta neanche il diavolo». Non appena l'ho nominato, ecco che compare il diavolo. «Mi hai chiamato, Tony? Se mi vendi l'anima, ti illumino la strada». «Vai bene», dice Tony. E così il diavolo tira fuori una grandissima sega e comincia a tagliare da una parte e dall'altra la punta della bisalta, fino a che il pezzo tagliato non cade giù e in mezzo compare la luna tra due nuove punte. «E a questo, Tony», disse il diavolo, «firma il contratto». E Tony, che aveva una parola sola, firmò, solo che lui non è che sapesse proprio scrivere bene, lui ci aveva provato, si era messo d'impegno, ma era analfabeta. E così firmò come una volta firmavano quelli che non sapevano scrivere, con una croce. «Ah, maledetto, una croce!» disse il diavolo e scappò via spaventato. E così Tony, grazie alla luna che gli illuminava la strada, poté tornarsene a casa. E da quel giorno, anzi, da quella notte, la bisalta di punte ne ebbe due. Beh, devo dire che è una storia a lieto fine, anche se rimane inquietante pensare che le due punte della bisalta siano opera niente meno che del diavolo, insomma. Però è un bell'immaginare vedere questo grande diavolo che lavora con una sega a tagliare la punta. La bisalta ha proprio questo taglio in mezzo che ti sembra che possa essere fatto da una grande sega. E chissà, chissà, magari fu veramente così. A noi piace avere questa fantasia quando tu ci racconti le tue storie. Jimmy, io ti ringrazio anche oggi per essere stato con noi. Buon viaggio, assolutamente, lavora, divertiti e soprattutto raccogli tante storie che così poi ce le verrai a raccontare. A presto. D'accordo, grazie e alla prossima settimana. Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy.